Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, seconda puntata di Sport 91 Live, tanti argomenti da affrontare, il giro di boa del campionato, la Coppa Italia, tanto calciomercato che è in dirittura d'arrivo. Questa sera con me, giornalista e conduttore di Zanzara d'Inchiostro, Francesco Ricciardi. Ciao Francesco, buonasera. Ciao Francesco, buonasera e ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori. Questa sera Francesco in una veste diversa ritorna a fare una delle cose che sicuramente gli piacciono di più, ovvero parlare in maniera molto molto disinvolta di calcio dopo il grande successo di ieri di Zanzara d'Inchiostro. Francesco, affrontiamo un attimo la tematica sì. Campionato prima di parlare di numeri, dati. Ti sta piacendo questa stagione? Allora, sicuramente è una stagione un po' particolare, no? Perché si gioca spessissimo, tutte le squadre comunque abbiamo visto hanno avuto diversi infortuni, anche diversi calciatori ed elementi della rosa fermati da questo virus, dal Covid-19, quindi è una stagione sicuramente diversa dalle altre. Se mi sta piacendo, sì, molto, perché rispetto agli anni precedenti secondo me c'è grande incertezza. Potrebbe esserci sicuramente qualche sorpresa anche a fine campionato lì in testa, uno per un motivo molto semplice: la Juve sta ricostruendo e sta provando a mettere su un altro tipologia di ciclo e quindi non è più la Juve imbattibile di qualche anno fa, e sicuramente questo giova al campionato intero, giova perché chiaramente tutte le squadre possono approfittarne. Vediamo un Inter che comunque ha una rosa molto importante, ed è lì. C'è un Milan che sta secondo me facendo un miracolo, perché ha una rosa forte, certo, però comunque rimanere dopo tanti anni, tornare in testa alla classifica e rimanerci è sicuramente sarebbe un qualcosa di straordinario. In più ci sono tante possibili sorprese, in primis l'Atalanta che sembra aver trovato la quadratura dopo l'addio di Gomez. Quindi sarà secondo me un campionato che vivrà di tante sorprese, di tanti colpi inaspettati. E questa cosa del sottile filo tra l'incertezza e la follia di chi sta provando a fare qualche impresa è entusiasmante, almeno per chi lo guarda e per chi è appassionato del pallone in sé. Sicuramente una stagione diversa, come dicevi, stiamo parlando di un campionato differente rispetto agli ultimi anni. Essendo al giro di boa, promossi, bocciati, chi ti aspettavi in quella posizione, chi non ti aspettavi invece in quell'altra posizione? Allora, partiamo dalla capolista, partiamo dal Milan. Non me l'aspettavo prima, sinceramente, anche se comunque ha messo su una buona squadra, come dicevo prima, e soprattutto c'ha un leader in mezzo al campo, che è un giocatore fenomenale, ed è Zlatan Ibrahimovic, che aumenta la qualità anche a livello proprio mentale di tutti gli elementi della rosa, e lo si è visto da quando è arrivato, l'impronta che è riuscito a dare nello spogliatoio, quindi sicuramente è una figura emblematica, un'icona, ecco. Però non me l'aspettavo, e secondo me il Milan merita un voto molto alto per il lavoro svolto sin qui. Alla fine ha perso 2 partite su 19 contro due avversari forti che sono Juventus e Atalanta, ha vinto tanto e ha vinto anche convincendo, quindi con un'idea di gioco molto precisa. Anche qui ci sono meriti di Pioli, ed è una squadra che si è saputa anche adattare alle assenze, perché è stata una delle più colpite dal Covid e una delle più colpite dagli infortuni, soprattutto a livello muscolare, e hanno dimostrato che comunque riescono a cavarsela in ogni circostanza, e questa è una grande peculiarità secondo me. L'Inter è promossa perché comunque ha 2 punti dalla vetta, però personalmente non è promossa con un grandissimo voto, nel senso che mi aspettavo qualcosina in più. Io guardo in toto la stagione, non solo in Serie A, ma l'uscita dalla Champions League per la rosa che ha l'Inter a disposizione secondo me è un fallimento, e proprio perché l'Inter ora ha solo le 2 competizioni deve concentrarsi sulla vittoria del campionato, che secondo me per Conte diventa quasi un obbligo. Quindi è promossa sin qui, però io avrei qualcosina da dire anche a livello di gioco. L'Inter è una squadra che si appoggia forse troppo sui lanci lunghi per Romelu Lukaku e sullo scambio tra le due punte, quindi con Lautaro. Secondo me un'altra promossa che si può promuovere, ma diciamo con riserva, mettiamola così, è la Juventus, perché comunque ha portato a casa un altro trofeo, e portare a casa trofei è sempre importante. È una squadra che non ha ancora un'identità ben precisa sul campo, forse l'ha trovata Pirlo a centrocampo con Arthur, Bentancur e McKennie, che poi tra l'altro, piccola curiosità, fu uno dei primi centrocampi che provò Pirlo quando arrivò in bianconero, e secondo me potrebbe essere questa la chiave di volta, insomma, per risolvere un po' questa situazione altalenante a cui non sono abituati i bianconeri. Continuiamo, sicuramente promosse anche le romane,
promosse le romane perché la Roma, nonostante viva un periodo difficile, è terza in classifica e numeri alla mano è lì. Io penso che a Fonseca gli si possa dire veramente poco. Secondo me la Roma non è una squadra da scudetto, ha un'ottima rosa, ma anche delle lacune importanti, secondo me, soprattutto sugli esterni, perché Spinazzola va bene, è forte, però è uno che fisicamente non sta sempre benissimo e non c'è un vero e proprio sostituto di Spinazzola, perlomeno all'altezza. Anche dall'altra parte abbiamo Karsdorp e Bruno Peres, che non sono questi fenomeni, cioè secondo me a livello proprio prendiamo qualitativamente sì, ogni singolo elemento della rosa della Roma. Per me stanno facendo un ottimo campionato. Stesso dicasi per la Lazio, che ha fatto una buona Champions e comunque in campionato sta risalendo, quarta vittoria di fila col Sassuolo. È una squadra che c'è, è viva. Voto più alto secondo me insieme al Milan all'Atalanta, che si è confermata senza uno dei suoi giocatori chiave, senza il capitano, un giocatore di una classe infinita, superbo in campo. Gasperini è riuscito a trovare nuovamente come dire, un nuovo assetto tattico alla sua Atalanta, anche perché Pessina è un giocatore che fa un lavoro diverso da Gomez, è un giocatore che non salta l'uomo, è un giocatore che sa inserirsi tra le linee. E quindi diciamo l'Atalanta ha cambiato e ha cambiato bene perché si è confermata. Giudizio mio, mediocrità, mettiamola così per il Napoli, perché Napoli è una squadra che potrebbe lottare per qualcosa di più importante. Se ti dovessi dare un voto, direi anche 5 e mezzo, perché comunque alla fine non voglio penalizzarla troppo, nel senso che ha avuto anche il Napoli parecchi problemi a livello di Covid e non solo, e soprattutto non è mai riuscita ad avere il vero Osimhen, almeno Certo. fino a questo punto. Quindi ti direi mediocrità, perché semplicemente in Coppa sono passati e quindi ci sta, in Coppa Italia sono ancora in corsa. Mi aspetto qualcosina in più, però, perché non credo che la rosa del Napoli sia da sesto posto, non credo che anche sia da primo, eh. Però mi aspetto un Napoli diverso proprio come atteggiamento. A volte ho visto una squadra molto superficiale, questa cosa in Serie A la paghi, soprattutto adesso che sono tutte lì nel giro di pochi punti e ci sono squadre che vanno a 1000 all'ora, come dicevo prima, l'Atalanta. Ti dico altre tre promosse: Sassuolo, Verona e Benevento, perché sono squadre che hanno una loro realtà, una loro identità ben precisa. Bocciate sicuramente Parma, ma il Parma lì non do la colpa né a Liverani né tantomeno ad Aversa, che è arrivato da poco, ma do la colpa al mercato fatto in estate, dove hanno preso tantissimi giovani che per carità possono essere bravi, ma senza esperienza nel nostro campionato, ed è una squadra in grossa difficoltà sotto questo profilo. Anche con la Sampdoria non meritavano di perdere, hanno perso perché sugli episodi, diciamo, la sfortuna un po' non sta girando dalla loro parte. E dall'altra hanno trovato una squadra esperta che secondo me sta facendo un ottimo campionato, che è appunto la Sampdoria. Sicuramente è bocciato il Torino, è bocciato proprio tutto il progetto Giampaolo. E secondo me un'altra promossa che merita una lode, anzi è un voto altissimo, è lo Spezia, per quello che sta facendo in campo. Sicuramente un risultato importante, nonostante lo Spezia venga da una sconfitta romana. Grazie all'aiuto della grafica, mandiamo un attimo i risultati della 19ª giornata, che si è aperta con Benevento-Torino 2-2, poi, come si diceva, la sconfitta dello Spezia contro la Roma 4-3, pareggio a Udine per l'Inter, sconfitta pesante, ci arriveremo, del Milan contro l'Atalanta, la vittoria della Fiorentina contro il Crotone, vittoria di centrocampo della Juventus contro il Bologna, sconfitta, e anche qui ci arriveremo anche grazie all'ausilio di Alessia Bartiromo, che ci raggiungerà più tardi, del Napoli a Verona, vittoria importante del Genoa contro il Cagliari, quarta vittoria consecutiva della Lazio che batte il Sassuolo, e il posticipo Parma-Sampdoria 0-2. Diamo anche un rapido sguardo alla classifica del giro di boa. Il Milan al vertice della classifica vince il titolo di campione d'inverno con 43 punti, poi c'è Inter, Roma e Juventus in fondo, classifica anche lì molto molto compatta, dal 17esimo all'ultimo posto soltanto 2 punti, con il Genoa leggermente più staccato. Francesco, dicevamo giustamente giro di boa, ho fatto un'analisi relativa a quelli che è l'incremento rispetto alla passata stagione, numeri importanti che soprattutto riguardano il Milan, che con 43 punti ha 18 punti in più rispetto alla passata stagione, male la Juventus che ne ha meno 12, peggio però fa il Torino che ne ha meno 13, insomma una classifica stravolta. Come può questa
questa situazione della Juventus un po' altalenante aiutare, tra virgolette, insomma, anche le altre squadre a contendere per il campionato dopo, insomma, tanti anni di dominio bianconero? E aggiungo un'altra domanda. Sì. Pirlo sì, Pirlo no, e mi riallaccio a quanto avvenuto nella giornata di ieri con il Chelsea, che ha esonerato una vera e propria bandiera come Lampard. Insomma, nessuno è intoccabile. Guarda, bella osservazione quest'ultima, e rispondo prima a quest'ultima. Pirlo sì, per il semplice fatto che io sono una persona che pensa che il tempo dia tutto a tutti, o a tanti perlomeno, nel senso che in Italia molto spesso i giudizi sono affrettati. Io penso che le cose vadano viste con la giusta misura. Non va bene l'estremismo di dire Pirlo non è all'altezza, Pirlo è un grande allenatore. Pirlo non è nessuna di tutte e due le cose, per il semplice fatto che ha iniziato da poco un percorso difficile. È vero, ha una buona squadra a disposizione, ma allenare è una cosa sul campo, farlo teoricamente è un'altra. Ci sono tanti aspetti che vanno distinti, e c'è una sorta di scissione da fare in questo ambito. Per questo io dico che Pirlo ha bisogno di tempo. Poi a fine stagione si potrebbero cominciare a trarre le prime ipotesi sul Pirlo allenatore, ecco. E ti dirò, io non dico neanche che a fine stagione bisogna avere un quadro completo di Pirlo, è la prima stagione in assoluto che fa. Bisogna dargli tempo, bisogna vedere. Ti dirò, ho apprezzato il coraggio di Agnelli sicuramente, perché non è semplice. Poi Agnelli è un uomo che spesso fa questa tipologia di azione qui. Ha avuto il coraggio di osare su un allenatore in cui probabilmente nessuno credeva. Io penso che gli vada dato semplicemente tempo. E mi ricollego alla domanda precedente, passando per il Chelsea. Anche lì, secondo me, un po' azzardato. È vero che il Chelsea è un'ottima squadra, ha investito tanto quest'anno, sì, per carità. Oltre 200 milioni. Però, ecco, io non sono sicuro che il cambio in panchina possa portare chissà quali risultati a lungo termine. In primis perché la Premier è un campionato difficilissimo e combattutissimo, dove ci sono tantissime squadre forti. E basti pensare al City, basti pensare al Liverpool, basti pensare al Tottenham, basti pensare a quello che stanno facendo Leicester ed Everton, e l'Arsenal è indietro, c'è il Tottenham comunque di Mourinho, che è un altro avversario da non sottovalutare, cioè, ci sono tante compagnie, c'è il Southampton che gioca un ottimo calcio, una squadra che è ripartita dopo qualche anno difficile, ed è una squadra difficile appunto da affrontare, scusate il gioco di parole, e perciò dico, in Premier è imprevedibile, la qualità è altissima. Il West Ham si può permettere a centrocampo Rice, che secondo me ad occhio e croce è uno dei migliori centrocampisti nel giro, diventerà uno dei migliori centrocampisti nel giro di pochi anni. Perciò dico, è un campionato diverso, però esonerare Lampard, che tra l'altro anche lui giovanissimo, ha esperienza pochissima anche sulla panchina, secondo me è stato un po' affrettato, ecco. E la Juventus come può agevolare la risalita delle altre? Diciamo che è importante, secondo me, a livello di movimento italiano calcistico, che ci sia una lotta. Io sono sempre stato un promotore della diminuzione delle squadre in Serie A. Io penso che la Serie A debba diventare a 18 squadre, perché così si aumenta così viene per forza di cose aumentata la qualità. E questo non è una cosa da sottovalutare, perché se il Bologna, se il Genoa, se altre squadre di medio livello, diciamo, si salvano sempre, è proprio perché hanno la percezione che prima o poi sono squadre qualitativamente più basse a cui arriveranno sopra, cioè su questo c'è poco da fare. E invece ridurlo a 18 chiaramente servirebbe per mettere, tra virgolette, queste squadre poi un po' più in crisi e giocare fino alla fine, e far sì, ecco, io poi pensavo a una cosa, no? Qualche giorno fa, dicevo, la Juventus alla fine da gennaio in poi sembra aver comunque un po' cambiato marcia, ma lasciamo stare la partita con l'Inter in sé. La Juventus ha cambiato marcia, e sono curioso di vederla nei prossimi incontri, per capire se effettivamente c'è stato, se questo cambio di marcia è dovuto magari a qualche scelta di Pirlo, come dicevo prima, per il centrocampo, se è dovuto a un'identità che sta man mano trovando, o se è stata, tra virgolette, una casualità che ha trovato avversari un po' più semplici, come il Bologna, comunque un Sassuolo che in questo momento è un po' in crisi, la stessa Udinese non è una squadra irresistibile, nonostante abbia fermato poi l'Inter ultimamente. Quindi la Juventus è un po' una carta da scoprire ancora. Se mi chiedi se sono i favoriti, io ti dico di no, perché resto convinto che l'Inter sia la squadra da battere quest'anno.
A maggior ragione perché la Juve comunque dovrà giocarsi la Champions, è una squadra che ci tiene anche la Coppa Italia, quindi cercherà di arrivare in fondo con tutte le proprie energie, e mentre io penso che l'Inter possa concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato e riuscire a sfatare un po' questi anni di dominio bianconeri, ecco. Sicuramente un discorso importante, dicevi giustamente la possibilità della Juventus in Coppa, i bianconeri affronteranno la SPAL, noi di questo parleremo in attesa anche dell'arrivo di Alessia Bartiromo, ci fermiamo un attimo, piccolo tassativo pubblicitario e ritorneremo perché c'è anche tanto tanto mercato da affrontare. A tra poco. Teleprima, canale 91 del digitale terrestre, streaming su www.teleprima.it, ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21. Ma non solo, pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata, con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione tg@teleprima.it. Ben ritrovati in studio con Sport 91 Live, da due siamo diventati tre, accogliamo Alessia Bartiromo. Alessia, ciao, buonasera. Ciao Franci o Pier, siamo un po' indecisi con Va la bene tua tu? somiglianza della serata. Solo perché sono passato in piedi dallo stare seduto. Stavamo parlando in compagnia di Francesco Ricciardi del campionato, il giro di boa, la Serie A 19 giornate passate, però prima di concentrarci sulla ventesima, o meglio la prima di ritorno, c'è la tranche della Coppa Italia. Alessia, partite difficili, comunque squadre in una situazione particolare. Partiamo probabilmente dalla situazione un po' più delicata, quella del Napoli. Eh sì, situazione molto delicata quella del Napoli che viene da questa brutta sconfitta, anche abbastanza inaspettata per come era iniziata la gara contro il Verona e per di più anche dalla sconfitta di Supercoppa, quindi da una settimana particolarmente difficile, da un ambiente difficile da gestire, poiché sembra che il leader fino a questo momento, ossia Gennaro Gattuso, abbia perso al contempo parecchie certezze. Infatti, notizia di questa mattina che il tecnico le stia provando un po' tutte, anche a ricompattare l'ambiente, non solo a dare serenità alla squadra, ma anche incentivarla con dei premi partita, anche sborsati di tasca propria per quanto riguarda la Supercoppa. Però la cosa che mi ha un po' destabilizzato nella gara contro il Verona è il solito Napoli che al primo momento di difficoltà non sa reagire, anche perché la gara era proprio sul binario positivo, avendo segnato dopo 8 secondi, quindi praticamente davvero in avvio, ma soprattutto lo sguardo smarrito di Gattuso in panchina, quindi allo sguardo dei suoi giocatori che cercavano un punto di riferimento spesso in campo. Lo stesso tecnico era proprio disorientato, lo si è visto anche nei cambi. Quindi ci si aspetta questa reazione, sembra ormai un po' un ritornello che in ogni Certo. gara ci si aspetti la reazione del Napoli, soprattutto per quanto riguarda la mentalità, l'atteggiamento, anche perché non sarà assolutamente una gara da sottovalutare, una gara semplice. Francesco, giustamente quello che diceva Alessia è una situazione complicata. In più puntate della sua trasmissione prima Serie A, anche con Giovanni Gaudiano abbiamo parlato di quella che è la difficile situazione, il Napoli non ingrana. Certamente l'assenza di Mertens e Osimhen ha comunque influito, ma se volessimo trovare un responsabile a questa situazione, secondo te? Trovare un responsabile, diciamo che in situazioni del genere le abbiamo già vissute anche per diverse squadre, e a pagare è sempre l'allenatore perché non puoi mandare via 25-26 elementi della rosa. Io penso che come in ogni però circostanza le colpe, Gattuso ha delle colpe, l'ho sottolineato, secondo me anche dei cambi che lui spesso fa mi lasciano un po' perplesso perché, come diceva anche prima Alessia, io prima ho visto un Gattuso a Verona perdere lo scettro, un Gattuso che ha sempre comunque reagito, ci ha sempre messo quella verve, quella grinta in qualsiasi cosa, e a Verona c'è stato un Gattuso diverso, e questo mi fa pensare che, non dico che l'avventura sia praticamente al capolinea, ma quasi.
Sì, sicuramente il Napoli ha pagato le assenze, perché giocare con Petagna prima punta è diverso rispetto a farlo con Osimhen o con Mertens, chiaramente, ma non solo per il valore in sé del giocatore, ma anche a livello tattico cambia tantissimo. Petagna è un giocatore che non salta l'uomo, è un giocatore che sa fare la sponda, ok, e che può inserirsi in area e portare fisicità, ma quello rimane, mentre Mertens è un giocatore fortissimo nell'uno contro uno e tecnicamente un giocatore di classe superiore anche a tutti gli altri del Napoli. Stesso discorso per Osimhen, che dà profondità. Osimhen è uno che sa correre senza palla, sa correre con la palla e dà soluzioni chiaramente diverse. Quindi, certo, io penso che le assenze non debbano mai essere un alibi, però, ecco, secondo me il Napoli purtroppo paga qualcosa a livello mentale che manca, più che a livello di squadra. Io vedo un Napoli che è imprevedibile, ti può vincere 6-0 con la Fiorentina e tipo perdere 2-0 con la Juventus facendo una partita brutta, stessa identica cosa la partita di Verona, una partita semplice fondamentalmente, dopo 8 secondi si mette in discesa una squadra che deve vincere, il Napoli non fa altro che uscire dalla partita dopo un quarto d'ora, e questa cosa a livello mentale tu da esterno dici ma com'è possibile una cosa del genere, la gara è in discesa, devi vincere a qualsiasi costo, puoi vincere anche 1-0, non importa come, l'importante è che porti a casa il risultato per dare la scossa all'ambiente, per rinvigorire un ambiente un po' depresso dopo la dopo la Supercoppa, no? Invece il Napoli si è sciolto come neve dal sole, cioè questa cosa è assurda, e poi soprattutto io penso che ho letto in giro che il Napoli ha una grande occasione con lo Spezia, e invece io dico che il Napoli rischia grosso con lo Spezia, perché è una bruttissima squadra da affrontare, soprattutto è una squadra che ci va a nozze negli spazi, e poi se il Napoli concede difensivamente a queste leggerezze difensive fa fatica con chiunque, no, ma fa fatica. È anche chiunque, abbastanza galvanizzata dall'ultimo turno che ha passato proprio in Coppa Italia, sì, battendo la Roma. La seconda gara contro la Roma, è vero che ha perso, però molto rocambolesca, certo, fino all'ultimo, certo, minuto. Esatto, quindi esatto. È una squadra che comunque arriva galvanizzata e che vuole fare bene proprio contro il Napoli, perché poi sa che è una squadra in difficoltà. Esatto. Quindi quale migliore occasione? Poi non ha nulla da perdere fondamentalmente. Sì, esattamente. Lo Spezia, se arriva in semifinale di Coppa Italia, è un successo per loro. Quindi come? No. Verranno a Napoli a giocarsi la partita a viso apertissimo contro una squadra che, appunto, il Napoli, io ho sempre detto, il Napoli mi ricorda un po' l'Arsenal per certi versi, una squadra che da grande non sa cosa vuole fare, ed è questa la costante degli ultimi anni del Napoli. Il Napoli è quella squadra che arriva sempre lì, e sul più bello si perde, si scioglie, perché un anno fa parlavamo delle colpe di Ancelotti. Adesso siamo qui a parlare delle colpe di Gattuso, probabilmente tra un anno staremo parlando delle colpe o di Benitez o di Italiano, di Juric. Cioè, questo che io non riesco a spiegarmi, secondo me c'è qualcosa che va al di là proprio della figura dell'allenatore stesso, però poi sono queste, chiaramente ci sono delle dinamiche interne anche nello spogliatoio che noi non conosciamo, e gli spogliatoi sono ambienti molto complicati, molto difficili, l'equilibrio è sottilissimo e basta un niente per distruggerlo. Forse quell'ambizione te la devi dare proprio la società, quel anche gradino sicuramente, in più, sicuramente. Quindi non sa cosa effettivamente voglia fare da grande, perché dall'alto della società non viene imposto quello scatto in più, quella scintilla in più. Ma poi Ale, se permetti, sai che cos'è anche? Il Napoli, i dirigenti del Napoli a Castel Volturno non ci sono praticamente mai. Non sono mai vicini alla squadra nei momenti di difficoltà. Ogni tanto De Laurentiis fa l'apparizione, che fa vedere che sta allo stadio, che deve parlare perché deve attaccare Tizio, Caio e Semproni. Ma questo alla squadra non serve. Alla squadra servono dei dirigenti che ti incitino, ti diano la scossa anche nei momenti, appunto, come, certo, questo, delicati, delicatissimi. I giocatori, non dimentichiamo mai, lo dico anche ai telespettatori, sono esseri umani come noi, non sono dei robot creati da laboratori, sono persone che chiaramente possono passare momenti più difficili. È lì che deve intervenire la società e far sentire la sua forza. Se la Juventus vince da tanti anni, non è solo perché ha grandi campioni, ma perché dietro ha alle spalle una società solidissima, la quale vede le cose in anticipo. E questo poi porta la Juventus ad essere una corazzata. L'ha portata per 9 anni a vincere di fila e continua comunque a lottare per cose importanti. Questa è la realtà dei fatti. Se poi la società è fantasma oppure comunque interviene solo quando ci sono diversi interessi al di fuori del campo, secondo me, ecco, è difficile così creare una mentalità. Questo è il mio pensiero, almeno al riguardo. Sì. Sicuramente, vista la situazione difficile, c'è il progetto Napoli, c'è il progetto Juve, avevamo parlato anche di quello che è il grande lavoro che
che sta facendo lo Spezia. Faccio un passo indietro a quello che avevamo detto prima, Fra, in trasmissione, l'esonero di Lampard. Un personaggio sportivo che ne capisce molto più di me, si chiama Pep Guardiola, ha detto in Inghilterra non si riesce a fare un progetto, perché secondo lui questo esonero non doveva avvenire. Visto quello che sta avvenendo tra Napoli, Torino, vi rigiro la domanda del famoso esperto Pep, partendo da Alessia. In Italia è possibile fare un progetto di calcio? È molto difficile, poiché in Italia, allora, premessa, in quest'anno è ancora più difficile, perché come dicevate anche voi prima, un campionato, non diciamo falsato perché non sarebbe giusto, ma assolutamente anomalo. Tra la questione Covid, tamponi, l'incertezza non solo del domani ma anche del presente. Quindi è davvero difficile far emergere certi tipi di valori. Ormai gli 11 titolari e le squadre vanno avanti di giornata in giornata secondo l'esito dei tamponi, quindi è difficile anche programmare e puntare, ad esempio proprio come è successo al Napoli, su un giocatore che magari è infortunato, un mese fermo per Covid. Quindi la progettualità in questo momento storico già è molto particolare ed è difficile. In Italia però si vuole un po' tutto e subito, anche un po' la questione dei giovani che spesso torniamo ad esaminare, quindi è difficile una progettualità a lungo termine, stessa situazione anche con gli allenatori. Ovviamente il caso del Torino è diverso dal caso del Napoli, che come diceva Francesco giustamente, ormai sembra che passano gli anni, passano gli allenatori, ma le problematiche restano sempre le stesse, quindi la domanda sorge spontanea e a volte quando c'è proprio una questione di mentalità che viene a mancare o quello stimolo che manca, la scossa può venire soltanto dall'allenatore. Il problema è che sembra, ritornando al Napoli, che si voglia tornare a una situazione passata, perché le voci, e quindi sottolineiamo la parola voci, dell'ultimo momento, danno comunque questi contatti tra De Laurentiis e Benitez, che avrebbe 48 ore per decidere se accettare nuovamente il progetto Napoli. Quindi da lì si riaprono tanti discorsi anche sulle famose minestre riscaldate che facevamo poi anche la settimana scorsa proprio qui, neanche a farlo apposta. E chissà, è davvero molto difficile dare una progettualità in questo momento a determinate squadre, soprattutto al Napoli, quando poi quella mancanza, quella scintilla che manca proviene proprio dall'interno. Francesco. Sì, diciamo che io tendenzialmente sono quasi sempre d'accordo con Guardiola, tant'è vero che pure qualche giorno fa lo stesso Pep disse del campionato, la riduzione delle squadre in ogni campionato, che è una cosa di cui abbiamo parlato precedentemente. Io sono convinto, sì, che sia molto difficile, come diceva Alessia giustamente, perché poi alla fine in Italia è vero, si vuole tutto e subito, soprattutto in Italia non si possono sbagliare due partite di fila, soprattutto mi rivolgo ai giovani che venivano fischiati quando c'erano i tifosi allo stadio, si sbagliavano due passaggi di fila, e c'è l'esempio di Lozano. Lozano l'anno scorso è stato etichettato dai tifosi del Napoli come il peggior acquisto di sempre, 40 milioni buttati, ancora una volta abbiamo sbagliato. Quest'anno Lozano è tornato fenomeno, cioè è tornato a dimostrare quello che ha sempre dimostrato. Poi è chiaro, io penso che in una società come la nostra, dove tutti quanti comunque si possono esprimere, vada dato peso a chi le dice determinate cose, perché poi è chiaro che una qualsiasi persona può venire e può dire Lozano è il peggiore del mondo perché la prima partita ha fatto schifo col Napoli. Ma non è vero, perché c'è tutto un processo dietro, le cose vanno contestualizzate. Il calcio olandese è completamente differente, il calcio olandese non si difende, si pensa ad attaccare, per questo poi le squadre segnano tantissimo, comunque hanno un gioco molto più aperto. In Italia c'è il tatticismo, ci sono le difese chiuse, ci sono le squadre che difendono e ripartono quasi sempre. Sono tanti gli aspetti, poi bisogna considerare anche gli aspetti del giocatore stesso che cambia completamente nazione, va da un'altra parte, deve ambientarsi, un ambiente appunto che lui non conosce, cioè sono tantissime le cose. Io vi faccio un esempio per quanto riguarda i giovani e il progetto. Il Borussia Dortmund l'anno scorso lanciò il buon Reina. Io che seguo praticamente quasi sempre il Borussia Dortmund, durante le prime partite si vedeva che questo ragazzo aveva del talento, però non lo esprimeva, cioè era molto bloccato, sembrava un pesce fuor d'acqua molto spesso. Quest'anno Reina è un titolare fisso del Borussia Dortmund.
A parte che stiamo parlando di un ragazzo che ora è diventato maggiorenne, non lo so, io ci rifletto poi su queste cose e penso, trasporto la stessa identica situazione del Borussia in Italia, una qualsiasi squadra, adesso non parlo di Inter, Milan, Juve, Napoli, parlo proprio in generale, e penso a cosa sarebbe successo l'anno scorso con i tifosi allo stadio e questo ragazzo di Certo. 17 anni che esordiva e non dimostrava nulla. Quel ragazzo probabilmente, se fosse stato in Italia, oggi non giocherebbe nel campionato italiano. Lì ci vuole la pazienza, la bravura e la lungimiranza di Certo. saper bene dove lavorare e come Sì, lavorare per far assolutamente. sbocciare poi quel talento e Assolutamente. completarlo. Però ci vuole Assolutamente. pazienza, È tanta assolutamente. pazienza, anche perché i risultati non. Anche gli allenatori non sono maghi. Se domani il Napoli Certo. dovesse cambiare allenatore, nessuno si aspetti che arrivi a Benitez, fa. Il classico gesto del Napoli cambia e diventa la corazzata imbattibile. Ci vuole tempo, è quello che aiuta anche perché bisogna conoscersi, bisogna lavorarci sui ragazzi. Il Borussia Dortmund ha un centro d'allenamenti che è mostruoso. Se guardiamo le strutture in Italia, diciamo, questi sono avanti 30-40 anni. C'è poco da fare, Bisogna investire, no? Sì, bisogna sicuramente investire investire sicuramente. perché io personalmente ho avuto la possibilità di vedere come si lavora a Madrid, al Real, presso il centro sportivo di Valdebebas. C'è grande cura, grande attenzione perché lì si costruiscono i giocatori del domani. Sicuramente questa situazione Covid, come dicevate, potrebbe dare un vantaggio. Hai parlato del Borussia, mi viene da pensare a Moukoko, Esatto, 2004, un esatto, giocatore che da un lato è sfortunato perché davanti a lui ha un giocatore che ha 4 anni in meno ed è un grandissimo 2004. attaccante, però il fatto di non avere il tifoso dà sicuramente Certo. una maggiore tranquillità. Maggiore tranquillità che insomma in questo turno di Coppa Italia non c'è per tutti. Sicuramente la partita più interessante è il derby di Milano. Francesco, secondo te chi ne può uscire meglio oppure chi è più interessato in questo momento a vincere un trofeo come la Coppa Italia? Allora, sicuramente io devo fare un'analisi su questo derby di stasera alle ore 8:45, chiaramente a San Siro, un po' particolare, nel senso che l'Inter, come dicevo in precedenza, ha secondo me l'obbligo, tra virgolette, morale di dover vincere il campionato arrivati a questo punto. E anche stando un po' alle dichiarazioni di Conte, io non so quanto l'Inter voglia crederci nella Coppa Italia. Poi, chiaro, magari sono solo dichiarazioni di facciata e tanto basta, anche perché poi alla fine sarebbero due partite di semifinale e una finale, quindi non Infatti, è non. che non porterebbe via chissà quante energie. Dall'altra parte c'è il Milan che arriva da una batosta pesante contro l'Atalanta e c'è un Ibra che chiede risposte. C'è un Ibra che chiede risposte. Io penso che stasera potrebbero cambiare un po' di cose anche per il futuro. Perché chi perde potrebbe uscirne, non dico con le ossa rotte perché non, sarebbe un sensazionalismo eccessivo, che alla fine rimane una partita, si gioca già sabato, quindi ci si può riprendere in fretta. Però ecco, il derby ti porta comunque emozioni diverse rispetto a una partita come quella del Milan a Bologna, sabato, come quella dell'Inter che dovrà giocare in casa col Benevento. E lascia degli strascichi. Lascia qualcosa a livello psicologico molto, molto forte per chi lo vince e per chi lo perde, chiaramente. Certo. E, non lo so, secondo me io mi aspetto una partita comunque tirata. Mi aspetto una partita tirata perché nessuno vuole perdere il derby di Milano. Soprattutto nessuno lo vuole perdere quest'anno che il Milan è riuscito a vincerlo per la prima volta dopo tanto tempo. Quindi l'Inter si vorrà rifare e il Milan dovrà dare subito risposte dopo il KO interno con l'Atalanta. È un Milan che farà pochissimo turnover, tra l'altro. Giusto da Tatarusano in porta e Dalot a destra, e poi saranno i titolari a scendere in campo. L'Inter pure farà 2-3 cambi al massimo, quindi secondo me sarà una bella partita aperta, difficile, non escludo che si possa arrivare oltre i tempi regolamentari, perché poi è vero, il derby cambia su, può cambiare in un attimo, però al momento io vedo le squadre molto, molto vicine come valori, nonostante, ripeto, la rosa dell'Inter per me è più forte. Ale, poi insomma è Coppa Italia, ma un derby è sempre un derby e la supremazia di Milano deve essere rispecchiata in tutta la città. Sì, è una partita sentitissima, soprattutto in questa stagione dove ormai, per quanto dicano anche gli addetti ai lavori, ma gli stessi tifosi, Juve a parte, che è sempre l'incognita della vita, non solo della stagione, ma sembra che comunque un trofeo importante, lo possiamo dire lo scudetto, dai, non siamo scaramantici, sia destinato ad andare sponda Milano.
quindi al momento sembra che Inter o Milan non si sa. Esatto, quindi dico alla regia di non inquadrare. Guarda, Francesco. Massimo proprio Bergamo, se vogliamo proprio. Dai, no, Bergamo no. Però guarda, per la Coppa Italia secondo me la possibile vincitrice potrebbe essere la vincente tra Atalanta e Lazio. Vabbè sì, in effetti quindi... poi l'Atalanta e il Lazio se la vedranno con la vincente di Napoli-Spezia. Quindi c'è fatta, diciamo, chiunque passi. Allora, la cosa divertente è che comunque vada, a parte che la Juventus con la SPAL in casa passerà, perché passerà, quindi dall'altra parte c'è una semifinale andata e ritorno tra Juve e una tra Inter e Milan, quindi comunque è una doppia semifinale di tutto rispetto e che promette scintille. Un'anticipazione della finale, sicuramente sì, un momento importante questo della Coppa Italia prima di lanciarci sul prossimo turno, il ventesimo. Chiedo un attimo alla regia di lanciare la grafica della ventesima giornata. Si parte con Torino-Fiorentina, poi Bologna-Milan, Sampdoria-Juventus, Inter-Benevento, Spezia-Udinese, il lunch match di domenica alle 12.30, poi Cagliari-Sassuolo, Crotone-Genoa, Atalanta-Lazio, partita bellissima domenica 31 alle ore 15, poi c'è Napoli-Parma e infine si chiude domenica alle 20.45 con Roma-Verona. Insomma, tantissime partite, però visto anche il momento, in attesa dei risultati della Coppa Italia, però insomma Atalanta-Lazio si prospetta un match di grandissimo rilievo. Eh sì, Atalanta-Lazio è sicuramente il diamante del ventesimo turno di campionato e... diciamo in questo momento l'Atalanta forse ne ha di più, perché vincere a San Siro con questa forza ti dà grande impeto mentale, credo che, anche perché poi tra l'altro si affrontano in Coppa Italia a distanza di pochissimi giorni, e quindi sarà, secondo me sarà una partita importante, anche perché la Lazio non può perdere altri punti comunque. Vedo quindi, come dicevo, l'Atalanta favorita e penso che la Dea abbia iniziato un nuovo cammino, bisogna vedere se riuscirà a proseguire, perché poi durante questo campionato ha avuto qualche inciampo di troppo, ad esempio ricordo il pareggio col Bologna, a Bologna dove si è fatta rimontare dal 2-0 fino al 2-2, i pareggi ultimi con il Genoa 0-0 e con l'Udinese 1-1, quindi ha avuto qualche piccolo crollo, cedimento durante questo campionato, però altresì penso che l'Atalanta non sia mai venuta meno, come dicevano parecchi giornalisti. Io penso che l'Atalanta ci sia sempre stata, ha avuto una piccola flessione giusto quando c'è stato il capo Gomez, ma perché il capitano e chiaramente lo spogliatoio forse ha preso questa decisione come un attimo caotico, si sono dovuti riprendere, però io, numeri alla mano, l'Atalanta sta facendo il campionato che ha sempre fatto, non la vedo così indietro, anzi. Se posso dirvi una sorpresa e poi mi vedo Ale che cosa ne pensa di questo, secondo me il Torino vincerà con la Fiorentina. Io segnato, abbiamo tutto registrato indubbiamente per questo particolare pronostico di Francesco Ricciardi. Che ne pensi di Benevento che renderà vita difficile all'Inter? Non dico ovviamente risultato favorevole, però. Allora no, rendere che la... si diverte. Sì, secondo me sì. Il Benevento non deve commettere un errore, secondo me. Quello di dare troppo peso alle partite con le cosiddette big. Sì, infatti. Il Benevento deve provare a giocarsela a viso aperto, perché poi se il Benevento perde a Milano 3-0 non è un dramma, non è successo nulla. Il Benevento ha fatto un ottimo girone d'andata, il Benevento si salverà perché si salverà, è una squadra costruita bene e secondo me in questo caso servirebbe il famoso gettare il cuore oltre l'ostacolo, sì. Provarci. Poi quello che viene tanto di guadagnato, il Benevento se la potrà giocare di nuovo l'anno prossimo con l'Inter, col Milan, con la Juventus, col Napoli e con le altre squadre, però è così, può essere anche perché dipende, ripeto, stasera è una partita molto importante a livello psicologico, sì. E una delle due potrebbe uscirne male, poi nel calcio magari metti caso che il Milan perde, Pioli è bravo e il Milan si rifà subito sabato, caso contrario l'Inter perde, Conte è un allenatore forte, uno che ha più il bastone che la carota, magari l'Inter si riprende alla grande e vince 6-0 col Benevento. Cioè, il calcio è bellissimo e meraviglioso perché le cose cambiano in fretta, è vero. E basta una scintilla. Quindi Benevento, però ecco, è anche meraviglioso per un altro aspetto, e mi ricollego a quello che hai detto tu, esistono le imprese nel calcio. Negli altri sport, bene o male, alla lunga vincono sempre i più forti.
Nel calcio non è ancora sempre così, per fortuna ci sono le favole, ecco. La buona notizia per il Benevento, notizia di oggi tra l'altro, è che il tampone di Schiattarella è negativo, quindi rientro importante sì. per Inzaghi. Ale, parlando di quello che ha detto Francesco, oggi, oltre al giorno di Coppa Italia, è il Papu Day, chiuso l'accordo con il Siviglia, diciamo un attimo le cifre, contratto fino al 2024, cessione definitiva a 7,5, insomma l'Atalanta chiude così il caso Gomez. Per quello che ha saputo dare al campionato, ti dispiace, e se alla fine era l'unico esito possibile questa cessione? Sì, ad entrambe le domande, era l'unico esito possibile, anche un bel esito credo per entrambe, diciamo, nella situazione negativa. Comunque una cessione importante, una destinazione importante per il Papu. Dispiace, l'abbiamo detto anche la scorsa puntata, da amanti del calcio, io poi ho una simpatia particolare per il Papu Gomez, ma credo sia impossibile non volergli bene, non seguirlo sui social, quindi è come se fossimo un po' anche noi di famiglia ormai, certo. con i figli, con la moglie, ci ha veramente inserito nel suo tessuto quotidiano di ogni giorno, non solo in campo ma anche a casa. Verissimo. Quindi è veramente come se fosse un amico, e dispiace perché poi il capitano, l'emblema di una bella favola, come diceva Francesco, quale l'Atalanta che abbiamo seguito con simpatia anche nel percorso Champions, quindi dispiace quando si creano queste situazioni, anche perché noi romantici del calcio di una volta immaginiamo sempre le bandiere in periture che possano chiudere poi le loro carriere con le squadre che li hanno poi consacrati fondamentalmente, quindi dispiace poi in questa parte della stagione, però per come ovviamente si era messa la situazione, per come insomma stavano andando le cose, il giusto epilogo, e ripeto, anche abbastanza lieto per tutti, epilogo positivo che abbiamo accennato la scorsa settimana anche per Milik e il Napoli. Mi hai anticipato la domanda, volevo proprio sapere da te, insomma, anche era in quanto anche qui insomma era l'unico epilogo possibile. Sì, ma anche in questo caso è un bel epilogo, paradossalmente ci hanno guadagnato tutti, insomma. Esatto, quindi fa piacere, perché è impossibile pensare poi a questi calciatori fuori rosa in questi momenti della stagione. Il Papu Gomez ancora di più, perché non si allenava neanche più con la squadra, quindi praticamente isolato. Invece Milik lo vedevamo ogni tanto sorridente con i compagni ai pranzi, quindi comunque aveva mantenuto un minimo di legame e di collante con lo stesso Gattuso, con la squadra e con la società. Però fa piacere, anche perché così possono riavvicinarsi a ciò che loro amano, quindi al terreno di gioco. È un giusto epilogo e secondo me farà anche bene, tempo di recuperare un po' il ritmo gara nelle gambe, sì. E farà anche bene a Marsiglia. Credo anche io, insomma, è un giocatore di grande rilievo. Per quanto ne dicano. Ha fatto bene all'Ajax, ha fatto comunque bene a Napoli, alla concorrenza di Benedetto e Germain, però credo che avrà tanto spazio per lo scacchiere di Villas-Boas. Francesco, abbiamo parlato un attimo della situazione degli epiloghi, della situazione di un capitano che poi se ne va come il Papu. Sta per succedere, forse succederà lo stesso a Roma con Edin Dzeko. Allora, Dzeko non vuole lasciare Roma perché ha un rapporto comunque particolare proprio a livello personale con la capitale. Dzeko è un giocatore che si sposterebbe solo per una big, per una grande squadra, non scenderebbe di livello e ha un contratto, e chiede comunque un contratto importante. Presupposti che non fanno pensare ad una cessione ora, quindi secondo me la Roma e i giallorossi dovranno trovare un accordo con Dzeko per arrivare, o per far sì che questa convivenza arrivi almeno fino a giugno. Poi le strade probabilmente si separeranno, anche perché la rottura è definitiva e abbastanza importante, però adesso secondo me Dzeko è veramente difficile, a meno che nasca qualcosa. Era parlato anche di uno scambio con la Juventus, con Bernardeschi, ma bisogna ragionare su ingaggi diversi, su aspetti tecnici diversi. È vero che la Juve cerca un vice Morata, ma bisogna vedere quanto Dzeko sia disposto a fare il vice Morata. E l'Inter pure si era un po' interessata, ma se non esce Pinamonti, e Pinamonti ha un ingaggio molto importante, è difficile mettere a bilancio, soprattutto perché Suning sta vivendo un periodo molto complicato. Quindi io penso che Dzeko, a rimanere a Roma, rimarrà.
Non so come, questa è la domanda da un milione di euro. Non so come, perché è un giocatore che io ho sempre stimato, perché è un calciatore che ti fa giocare bene. È uno che partecipa molto alla manovra, è uno che fa salire la squadra, è uno che sa smistare, è uno che i suoi gol li fa. Però penso anche che fisicamente sia un po' in calo, almeno così l'ho visto già da un anno a questa parte. E quindi non lo so, bisogna vedere se riusciranno a trovare un accordo, a meno che Dzeko non decida di stare fermo 6 mesi, quindi fare un po' una sorta di Milik a Napoli. Questo potrebbe anche accadere. Diciamo che il calcio di oggi, come dicevo anche con Ale la settimana scorsa, non contano più solo i sentimenti, le emozioni, ci sono tanti aspetti, da quelli economici a quelli proprio sociali all'interno dello spogliatoio, dei rapporti particolari. Prima si risolvevano le cose molto più semplicemente. E adesso ci sono troppe cose in ballo e quindi non è semplice, ecco. Ale, mi permetto di collegarmi al solito pensiero sentimentale e profondo di Francesco Ricciardi, non solo quando conduce. Sarà un complimento, quando... infatti ho subito girato la testa, che non me l'aspettavo. Sta parlando di me. In conduzione di Zanzara d'Inchiostro, insomma, il calcio noi lo seguiamo da tanti anni, ci siamo cresciuti, è un po' cambiato rispetto agli anni scorsi. Sì, troppo cambiato, veramente troppo. Viene a mancare spesso quella parte romantica, è diventato troppo un business. Lo stesso calciomercato, ma anche il calcio, ormai si parla soltanto di tattica, di moduli, di numeri. Ed è bello molto spesso parlare anche con gli allenatori degli anni 80, degli anni 90, che dicono, ma al di là dei numeri il calcio è basico, quindi si legge sempre nella stessa maniera e sempre nello stesso modo. Le bandiere ce ne sono sempre di meno, molto spesso le problematiche di cui parlava Francesco prima si risolvono anche in serie di calciomercato. Vabbè, voglio un contratto importante, allora me ne vado in Cina. Abbiamo visto tantissimi calciatori che hanno fatto la differenza in Serie A, improvvisamente, non più a fine carriera, ma al centro della loro carriera, penso volare Oscar, in Cina, a Dubai per contratti faraonici. Forse anche noi, nei loro panni, avremmo fatto la stessa cosa. Questo infatti cosa, non lo metto mai in dubbio, perché esatto, non saprei come... Non è inutile fare gli ipocriti, però assolutamente è un calcio molto diverso. Ripeto, quest'anno, ormai in quest'anno e mezzo, perché è un anno di pandemia che però si sta ovviamente portando degli strascichi dietro importanti, e chissà ancora per quanto altro tempo. È ancora tutto più complicato, ma noi siamo degli inguaribili romantici, quindi continuiamo sempre ad amarlo. Sicuramente inguaribili romantici e sentimentali, abbiamo parlato del calcio, della situazione difficile che stiamo vivendo. Per chiudere, oggi giornata difficile comunque, perché un anno fa ci lasciava Kobe Bryant, Sport 91, quindi giusto anche tributare un nostro personale pensiero a quello che era il grande campione dei Los Angeles Lakers. Chi era per Alessia Bartiromo e Francesco Ricciardi uno come Kobe Bryant? Prego. Bella domanda, questa è la più complessa, perché sulle altre ci si può ragionare, qui è solo cuore praticamente, perché lasciare spazio ai ragionamenti sarebbe un po' superfluo e secondo me toglierebbe valore a quello che è stato Kobe Bryant, che è Kobe Bryant e che sarà Kobe Bryant. Perché Kobe Bryant fisicamente sì, ci ha lasciato un anno fa, è stato un giorno difficile per la mentalità che il buon Kobe aveva, per il talento, per quel qualcosa in più in cui aveva creduto. Però io penso che poi alla fine ci si renda conto di ciò che fanno le persone solo quando ci guardiamo dentro, nell'anima, e quello che hanno lasciato ci parla e vive per loro. E Kobe Bryant, almeno personalmente, ha lasciato un ricordo meraviglioso. Sono cresciuto nella sua leggenda e vivrò nella sua leggenda, perché fa parte di me, fa parte di tutti quelli che l'hanno amato, anche di tutti quelli che non l'hanno amato, perché era talmente grande il suo modo di essere, il suo talento, la sua essenza, che anche chi l'ha odiato, ammesso che ci siano persone che l'abbiano odiato, non possono far altro che applaudirlo, che ricordarlo per quello che era. Cioè un uomo straordinario, un giocatore straordinario, e molto spesso, come dicevo anche sulle mie pagine social, ricordando quello che è stato il mio mito, almeno a livello cestistico,
ci sono attimi che noi non, di cui noi non ci rendiamo conto in un primo momento, ma che poi tornano a mo' di puzzle quasi e si incastrano gli uni con gli altri e noi non riusciamo a vedere oltre. Però la vita ci insegna che appunto finché possiamo portare avanti i ricordi è una delle poche strade che possiamo percorrere, ecco. E secondo me è giusto farlo quanto più possibile e cercando di esprimere delle emozioni, perché prima dicevamo nel calcio di oggi ci sono sempre meno emozioni, almeno per quelle che sono state le leggende, i campioni, cerchiamo di lasciarci trasportare da queste emozioni, cerchiamo di lasciare un attimo la ragione da parte e far sì che queste stelle che continuano a brillare facciano parte di noi, ecco. Sì, concordo assolutamente, anche perché oltre la leggenda che non stiamo qui a raccontare, ha continuamente sposato l'umanità ed è questa la cosa più bella. In tutti i video, in tutte le interviste, in tutti i momenti con non solo con gli avversari, ma anche nei momenti più semplici, io ricordo il suo sorriso coinvolgente. E proprio per il discorso che facevamo prima, che spesso non solo il calcio ma anche lo sport ormai si culla con valori diversi che sono lontani da quelli proprio dell'umanità, soprattutto al cospetto di grandi leggende e grandi campioni, è bellissimo constatare che lui è stato grande ed è ancora grandissimo rappresentante proprio di questa semplicità, di questa bontà e di questa umanità, ma anche di una grandissima semplicità. Quindi è veramente questo che fa la differenza e poi che fa sì che quei campioni, nonostante qualsiasi colore di tifo, qualsiasi anche passione sportiva, perché amato davvero da tutti gli sportivi, non solo dagli amanti e gli appassionati del basket. E quindi è bellissimo, è veramente un colpo al cuore, poi per come è avvenuta la tragedia della sua scomparsa, però sono davvero quei personaggi che ci accompagneranno poi sempre, anche poi nelle nuove generazioni, ed è questa la cosa più importante. Sicuramente vivere nel mito di Kobe Bryant è importante non solo per noi che abbiamo avuto il piacere e l'onore di poterlo seguire, ma anche per quelli che verranno più avanti e vorranno proprio diventare come lui, come Michael Jordan o come LeBron James. Con questo sentito e dovuto ricordo per la scomparsa di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna, noi vi ringraziamo per averci seguito. Ricordo gli appuntamenti di Teleprima con lo sport venerdì 21:30, prima Serie A, Alessia Bartiromo e Giovanni Gaudiano in conduzione, mentre invece Zanzara d'Inchiostro di Francesco Ricciardi, dopo il grande successo di ieri, tornerà come tutti i lunedì alle ore 21:30. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di serata. Arrivederci.